Allora, buonasera a tutti. Ringraziamo il ministro Gelmini che ha fatto, come si dice, una follia, un'ammazzata, arrivata di corsa e per ripartire di corsa, perché era a Milano e stasera sarà, perché anche i parlamentari e i ministri non sembra ma lavorano, e quindi questa sera alle 10 voi sarete a consumare qualche cocktail o in spiaggia o in camera o a cena e loro sono in Parlamento a votare la fiducia sulla giustizia, quindi su una questione decisiva, anche se ce lo diciamo da 20 anni che è decisiva, ma comunque stavolta è decisiva veramente, del governo. Quindi ringrazio particolarmente il ministro Maria Stella Gelmini, ringrazio naturalmente il direttore del Tirreno, che è una specie di padrone di casa aggiunto, Stefano Tamburini, che rappresenta anche, come si dice, le istanze, i bisogni, esprime insomma le difficoltà, le domande che pone la società civile di questo di questa zona così ricca e importante d'Italia. E allora cominciamo subito, anche perché ci siamo dati dei tempi precisi, perché appunto il ministro deve ripartire intorno alle 19, come si dice in questi casi ci lascia, e quindi cominciamo subito ringraziandolo ancora per la sua partecipazione. Allora, introduciamo un po' su questo tema del Green Pass, poi lascio la parola al direttore. Sì. Green Pass per tutti, Green Pass per qualcuno, Green Pass del 6 agosto, non si capisce più com'è sto Green Pass. Io ho chiesto se vengo al Principe il 6 agosto, se vado in camera, se vado al ristorante, come funziona? Ma funziona che intanto è stato introdotto e mi pare che sia una misura che abbia già determinato con l'annuncio un fatto positivo, nel senso che molte persone hanno fatto domanda, anche molti giovani, e quindi abbiamo raggiunto percentuali. Anche Salvini forse ha fatto domanda. Beh, insomma, Salvini si è vaccinato, quindi insomma credo che sia giusto riconoscere che sia Salvini che anche la Meloni hanno scelto di vaccinarsi, quindi insomma hanno forse dato anche un contributo, rendendo pubblica questa loro scelta, hanno dato un contributo alla campagna di vaccinazione. Però al di là delle battute, certamente il Green Pass è una scelta molto coraggiosa ma importante. È una scelta per garantire gli spazi di libertà che gli italiani con grandi fatica, con grandi sacrificio hanno conquistato, ed è un modo per non tornare a chiudere, per non tornare ad avere altri lockdown, ed è anche una presa di coscienza che da questa pandemia si esce insieme. Cioè il sistema di vaccinazione funziona quando la stragrande maggioranza dei cittadini decide di aderire alla campagna di vaccinazione. E quindi io credo che sicuramente la scelta più importante è stata fatta. Noi come Forza Italia siamo per un utilizzo estensivo del Green Pass, per esempio
credo che ci siano ancora delle contraddizioni, non ha senso che chi al ristorante controlla se il cliente non sia vaccinato. Cioè quello, credo, che dà il green, quello che controlla il Green Pass non solo non ha il Green Pass, ma non ha neanche. È chiaro che mi ha fatto piacere la scelta di Landini di dare un segno di adesione, insomma, di una condivisione rispetto al Green Pass. Deve essere chiaro che il Green Pass non è uno strumento per licenziare, è uno strumento al contrario per lavorare in sicurezza. E quindi credo che dobbiamo andare verso una graduale estensione del Green Pass. Poi valuteremo, insomma, un po' strada facendo l'andamento della vaccinazione, però non è una battaglia vinta quella contro il Covid, non facciamo gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso pensando che l'estate se lo portasse via. La variante Delta rappresenta un problema molto serio, noi la stiamo monitorando perché è molto molto contagiosa, e quindi io credo che il Green Pass sia l'unico modo per garantire la libertà, per non tornare a chiudere, per tutelare la salute soprattutto delle persone più anziane o più fragili che potrebbero, incontrando il Covid, avere conseguenze molto gravi. Quindi con la salute non quindi si scherza. Garantisce occorre... la libertà, non è come appunto si dice un po' tra le righe, non tra le righe, ha detto Salvini, Meloni, ma non solo loro, Agamben, l'ha detto Cacciari, no? Ci sono stati vari interventi anche dall'altra parte, diciamo. In qualche modo invece è liberticida, eh? No, è al contrario un'assunzione di responsabilità ed è un modo per tutelare la libertà delle persone. L'alternativa è quella del coprifuoco, è quella delle chiusure, è quella dei lockdown. Non mi pare che sentiamo nostalgia di queste situazioni o della didattica a distanza a scuola. No, sarebbe paradossale no. Che magari dovessimo, in un momento in cui il governo vuole aprire la scuola in presenza e in sicurezza, tornare alla DAD perché magari qualche insegnante non si vaccina. Quindi credo, senza estremismi, però con molto pragmatismo e con molto senso di responsabilità, il Green Pass è la strada giusta per accelerare le vaccinazioni e non farci trovare a settembre-ottobre impreparati di fronte a una quarta ondata che purtroppo nei numeri è già... Poi non vorrei che a parlare di Dari tornassero fuori anche i banchi a rotelle. No, quello non è possibile. Quello con Draghi, i banchi a rotelle no. Però insomma sicuramente la DAD non è un buon strumento, quindi no, abbiamo certo visto la perdita educativa dei nostri ragazzi costretti alla didattica a distanza, dobbiamo andare in questa direzione. Quindi viva il Green Pass se l'alternativa sono le chiusure o la didattica a distanza o il lockdown. Direttore? Beh, credo che qui ci sia anche bisogno di chiarezza, soprattutto nel campo della sanità, cioè che ci siano ancora tantissimi fra medici, operatori sociosanitari e infermieri che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Io ho il terrore di entrare in un ospedale, in questi giorni mi è capitato di doverci andare e ho visto per fortuna molti medici che avevano la spilla, io sono vaccinato, cioè siamo arrivati al paradosso che il medico deve spiegare... Si autosegnala. Che segnala che e c'è ancora il paradosso che chi difende la libertà, io, queste non sono libertà, sono garanzie. Ecco, su questo credo che ci sia bisogno di un intervento energico, ho visto molti tentennamenti anche da parte di chi come voi sostiene la necessità di estendere la campagna vaccinale, cioè di fare in modo che non possiamo obbligare, però dobbiamo avere la garanzia che arriveremo in questa sala, potremo starci senza le mascherine o mascherine per garanzia ulteriore, ma sapere che le persone che sono entrate qua dentro sono persone vaccinate o che hanno fatto un tampone il giorno prima, perché non possiamo scambiare il me ne frego per libertà. Ecco, questo bisogna che ci sia anche, per come riguarda alcune parti del centrodestra, ma riguarda anche alcuni esponenti, ha menzionato Cacciari che ogni tanto ha bisogno di apparire come bastian contrario e si mette in evidenza posizioni che sono assolutamente insostenibili. Credo che in un governo dove ci sono quasi tutti dentro e quindi non c'è competizione in questo senso, la competizione magari la farete più avanti su altre cose, credo che ci sia bisogno di un intervento più energico verso gli alleati dell'una e dell'altra parte che cercano di guadagnare qualche voto andando a queste manifestazioni di, io li chiamo terrapiattisti, no? Perché sono come quelli che confondono uno più uno, dicono che vale tre e io devo fare un dibattito con quello che vale tre, oppure è la stessa posizione del vicino di casa che fa baccano e dice il mio baccano corrisponde al tuo silenzio, è libertà anche questa.
Ecco, io l'ho visto che sugli interventi verso chi continua a sostenere queste posizioni c'è ancora un po' di finta comprensione. Io credo che ci sia bisogno, questo Paese abbia bisogno di chiarezza in questo senso. Voi ve la sentite di farla fino in fondo e di dire ai vostri alleati, perché ovviamente con gli altri ci parleranno altri, che è finito il tempo delle strizzate d'occhio, perché l'anno scorso c'era la campagna elettorale, dove tutti hanno fatto a gara a concedere perché c'era bisogno di vincere, in qualche modo dando un po' di aperture, tutti quanti hanno spinto per permettere di fare delle cose e l'abbiamo pagata carissima questo inverno, noi un altro inverno così non ce lo possiamo permettere. Ma guardi, io rispetto le posizioni di tutti e credo che in questo momento dobbiamo anche abbassare i toni ed evitare contrapposizioni anche con queste piazze che personalmente non condivido ma che rispetto. Però le dico con altrettanta franchezza che sono orgogliosa di appartenere ad una forza politica che non guarda solo i numeri dei sondaggi o dei consensi, ma che guarda all'interesse del Paese. E d'altronde noi abbiamo fatto delle scelte molto chiare. Primo, alla comfort zone dell'opposizione abbiamo scelto di rimboccarci le maniche, di andare al governo anche con esponenti di forze politiche avversarie con non le quali fine, diciamo. Ecco, nel tempo insomma abbiamo avuto anche degli scontri piuttosto aspri, chi fa giornalismo come voi insomma li ha vissute le stagioni precedenti, però abbiamo scelto in un momento di grande difficoltà per il Paese non di chiacchierare, di dare buoni consigli, ma di cominciare a fare delle cose e di dare la possibilità a un uomo della statura di Mario Draghi di mettersi in gioco per l'Italia. E mi pare che questa scelta abbia pagato nei confronti degli italiani, perché ricordiamoci che noi siamo stati il Paese che per primo ha visto approvato con un giudizio estremamente positivo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che significa 200 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione del nostro Paese. Siamo stati quelli che hanno portato a casa l'anticipo, più di 20 miliardi, che è stata la cifra più importante data ai paesi europei. Abbiamo assunto e recuperato una credibilità che forse avevamo un po' perso e quindi stiamo affrontando da un lato, come dicevo prima, l'emergenza sanitaria, dall'altro anche abbiamo messo in campo delle misure per l'economia. E quindi credo che oggi non si tratta di strizzare l'occhio ai Novax o di provare a recuperare qualche consenso, ma di interpretare la sfida che abbiamo davanti. Ed è quella di dare all'Italia l'opportunità non di tornare alla stagione pre-Covid, perché non è che erano tutte rose e fiori, ma di provare ad uscire da questa emergenza che dura dal 2007-2008, perché se andiamo indietro nel tempo è da lì che è cominciata una crisi economica dalla quale l'Italia non si è più ripresa. E quindi oggi credo che siano i fatti, i comportamenti più che le chiacchiere, le parole che classificano i partiti politici. E io, ripeto, sono orgogliosa e rivendico la specificità di Forza Italia, per questo non sono convinta della federazione, perché do atto a Matteo Salvini di aver fatto dei passi avanti, ma non mi riconosco totalmente nelle sue posizioni perché voglio più chiarezza sul tema dell'Europa, sull'appartenenza al Partito Popolare Europeo, sull'atlantismo e anche sulla questione della salute. Rispetto alla quale io credo che oggi noi dobbiamo parlare il linguaggio della verità e se i numeri ci dicono che purtroppo la quarta ondata è partita, che ci sono nuovi contagi, ma che le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva avvengono prevalentemente tra i non vaccinati. Ora, io non amo le dissertazioni dei virologi e ancor meno i politici che provano a occuparsi di materie che non conoscono e che non sono le loro, però questi sono numeri, non sono, come dire, valutazioni. Purtroppo i numeri dicono che laddove siamo di fronte a persone non vaccinate, il rischio del ricovero in terapia intensiva di conseguenze gravi dalla variante Delta è molto forte. Laddove siamo di fronte invece a persone vaccinate, possono aumentare i contagi ma non le ospedalizzazioni. E questo è un dato che ci deve far riflettere, ma ci deve anche portare ad agire in maniera molto netta. Ecco perché credo che la campagna di vaccinazione è un fatto collettivo rispetto al quale occorre davvero vincere la pigrizia, la diffidenza, la paura
e provare a fare uno sforzo tutti insieme per tornare ad una vita normale, per poter evitare ulteriori conseguenze gravi sull'economia, dove sappiamo che ci sono attività che hanno subito dei danni ingentissimi. Sì, questo sull'economia ci arriviamo subito dopo, visto che lei ha menzionato la questione della federazione, voi avete avuto anche un'esperienza non tanto lontana quando avete provato a fare il Popolo delle Libertà, che è stata una fusione a freddo, così come lo è stata nel PD l'unione di due tradizioni diverse. In qualche modo si sconta quando si fanno tradizioni fusioni a freddo, funzionano male, e lì avete già avuto un'esperienza che non si sommano spesso i voti in politica, non è come in matematica. Ma no? Guardi, io 20 più 20 non fa 40. Penso che ci sia uno spazio enorme per un movimento come Forza Italia, perché dopo una stagione legata al populismo, legata come dire, alle rivendicazioni, io vedo che nel Paese c'è voglia di competenza, di meritocrazia, di impegno civile, e non sempre convincono i toni urlati, gridati, le contrapposizioni. Io credo che questo sia un momento di ricostruzione del Paese e penso che Forza Italia possa attrarre tanti consensi da parte dell'associazionismo, da parte della società civile, da parte di tanti italiani che non si riconoscono nelle estreme e che non guardano solo alla destra. E quindi per un verso non sento il bisogno della federazione, perché abbiamo già una coalizione, cioè la coalizione c'è già, governa 12 regioni, il centrodestra si è presentato unito anche nelle ultime competizioni elettorali e si presenterà unito nelle elezioni amministrative di ottobre. Quindi credo che o si va verso un progetto nuovo, come propone il presidente Berlusconi, di un partito repubblicano, ma ci vuole molta generosità, molto coraggio, un po' di capacità di guardare molto in là. Poi soprattutto bisognerebbe sostenere le stesse posizioni, mi sembra che su alcune cose, a cominciare da queste di cui abbiamo parlato, certo, ci sono delle forti differenze. Beh, però nel partito repubblicano americano tu trovi, no, la lobby gay, la lobby cattolica, cioè poi trovi tutto il contrario di tutto, come nel Partito Democratico, sì, no? Cioè trovi, però è chiaro che devi immaginare, sì, andare verso un bipartitismo, diverso, un bipartitismo sarebbe, come dire, un fatto estremamente nuovo. Ci e anche devi immaginare un sistema elettorale, devi immaginare però un sistema, però non può essere frutto della, come dire, non è che Forza Italia può essere piegata alla competizione tra Meloni e Salvini per propendere per uno piuttosto che per l'altro. Portare, cioè, non riduciamo il ruolo di Forza Italia a colei che decide tra Meloni e Salvini chi fa il candidato premier, perché credo che noi dobbiamo avere un'ambizione più grande e penso al tempo stesso che il presidente Berlusconi sia colui che comunque ha avuto e continua ad avere un ruolo e una leadership inclusiva e comprensiva di tutto il centrodestra. Quindi, come dire, penso che ciascuno di noi debba andare avanti nel percorso che sta facendo. Credo che ciascuno, ripeto, è un po' più complicato perché la Meloni ha scelto l'opposizione e noi siamo al governo, ma non è la prima volta che capita e questo non ha impedito di correre insieme per le amministrative. Però si può invertire il ragionamento, cioè dire la Meloni sta all'opposizione, ma perché tenere due partiti distinti se stanno al governo insieme? Perché poi sul Green Pass, sui vaccini, ci sono sull'Europa ci sono ancora posizioni diverse e forse un centrodestra plurale è un centrodestra che propone un'offerta politica più ampia. Non si possono annullare le differenze. Io do assolutamente atto a Salvini di aver scelto il governo, di essersi rimboccato le maniche e di essere venuto su certi temi sulla nostra posizione. Cioè, pensiamo alla giustizia. Anni fa è un altro mondo. Sarebbe anche ingiusto un non dargli atto di alcuni passi avanti nella direzione di Forza Italia e di Berlusconi. Penso anche sul tema della giustizia. Anni fa noi eravamo assolutamente in splendida solitudine nel portare avanti la battaglia sulla giustizia. Adesso questa battaglia la stiamo portando avanti insieme e ci sono anche forze politiche di centro-sinistra. Penso che dovreste ringraziare Bonafede voi per una questione molto semplice, perché con la situazione precedente, sì, tutto sommato era difficile da cambiare. Poi questa riforma, io penso di poterlo dire liberamente, chiamarla riforma, quella di Bonafede, io la paragonavo alla forca, troppo, no? Perché sì, il processo perenne non va bene, cioè se si scopre 30 anni dopo un caso di omicidio, già adesso non c'era bisogno di riformare. L'omicidio non è prescrivibile, per cui se ci se ne accorge 30 anni dopo si procede regolarmente. Oddio, devo però, dirle che però su alcune cose, il fatto che dopo il primo grado si sospende
la possibilità della prescrizione, si rischia di tenere le persone 20 anni sotto scacco per reati di basse. Prendere le nostre diffamazioni. No, io sono, ho delle liste, non finiscono prese più di 100, quindi anche figuriamoci. No, io non voglio contare. Però secondo me quella lì vi ha aiutato, era talmente brutta che era molto facile fare qualcosa per cambiare. No, non voglio contraddire il direttore, ma ringraziare Bonafede. No, ringraziare, no. Ringraziare, insomma, ringraziare come capisco, paradosso. C'è una notizia, però. Perché senza, insomma, ecco, ora torniamo un attimo. Torniamo, voi, secondo me, senza menzionarlo, però cercate di pescare in un'area dove anche dall'altra parte, in qualche modo, c'è qualcuno che ci dà un occhio. Nome a caso Matteo Renzi. Ecco, questo secondo voi cosa porta a un certo punto? Che pescando nella stessa area finite per poi far qualcosa di simile al Likud israeliano, oppure queste due cose sono due entità che in qualche modo resterebbero comunque dei pescatori che pescano nello stesso lago, però continuano a guardarsi in cagnesco? Ma con i turni, fanno i turni. Ah. Ma io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare davvero facendo ciò che i cittadini si aspettano e di cui hanno bisogno, perché mille ragionamenti si infrangono sulla realtà delle cose. Io credo che i tatticismi lascino il tempo che trovano. Cominciamo a fare delle battaglie nell'interesse dell'Italia e poi, come dire, i fiori cresceranno. Oggi noi quello che dobbiamo fare è portare a casa le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non dobbiamo mai dimenticare che per incassare queste risorse, che sono molte di più del piano Marshall, bisogna approvare le riforme. E quindi la prima prova di maturità è quella di passare dalle parole ai fatti sulle riforme. Lo abbiamo fatto sulla giustizia penale, ma restano ancora tante cose. Pensiamo a tutta la questione della legge sulla concorrenza, al tema delle infrastrutture. A molte questioni, sono circa 30 le riforme che dobbiamo... Qualcuna sta slittando, no? Abbiamo visto ma in realtà a settembre affronteremo la delega fiscale e la legge sulla concorrenza. È chiaro che la giustizia ha portato via un po' di tempo, però l'importante è che stasera si voti la fiducia e che almeno alla Camera questo passaggio venga completato. Non ci saranno sorprese? No, io non credo, non credo. E quindi adesso è importante approvare queste riforme, mettere in sicurezza le risorse del recovery, aiutare i sindaci e i territori ad utilizzare al meglio queste risorse e io credo che alla fine quando si andrà al voto sarà probabilmente uno scenario molto cambiato rispetto a quello di oggi, perché già sembrano passati decenni dalla fase in cui il Movimento 5 Stelle faceva la lotta alla casta, al populismo. Non mi ricordo chi ha fatto un titolo in prima pagina che era bellissimo, il Movimento 5 Stelle è diventato l'Udeur, forse era il giornale, era Libero, non me lo ricordo, perché di fatto pur di star lì hanno accettato quasi tutto. Quindi io penso che oggi noi dobbiamo non fare tatticismi, calcoli, ma provare a fare quello che serve. E sicuramente c'è un lavoro immane, non solo dal punto di vista regolatorio delle riforme, pensiamo anche alla sanità. Cioè questa stagione della pandemia ha messo in evidenza i buchi, le lacune del nostro sistema. Da un lato abbiamo avuto degli eroi, si dice del sistema lombardo, abbiamo potuto conoscere l'eroismo, l'impegno, l'abnegazione di infermieri, medici, medici di territorio, volontari, protezione civile, dall'altro però ci siamo resi conto che la medicina di territorio era stata smontata e questo rappresenta un problema, che bisogna puntare sulla telemedicina e poi ovviamente siamo stati assorbiti dal Covid, ma questo ha determinato delle lacune nella cura delle altre malattie, delle altre patologie, quindi le risorse di REACT-EU e del PNRR devono servire per potenziare il sistema sanitario. Ci siamo anche resi conto che alcune cose dette da alcuni assessori regionali, non dico di quale partito perché così siamo tutti, rimaniamo solo sull'enunciazione, se no diventa una questione di forza politica, che ho sentito con le mie orecchie dire pochi mesi prima dell'emergenza Covid, che i medici di famiglia non servivano più perché tanto la gente si informava su internet, che si poteva smantellare. Certo. Diciamo che stavamo facendo complessivamente un grande errore su questo. Questo è vero. E tornando sulla questione invece del dare risposte al cittadino, ci sono molte crisi che si stanno aprendo, la torno su ballo sul territorio, perché sono esemplificative di una situazione piuttosto pesante. Il caso della GKN di Campi Bisenzio, siamo di fronte a un paradosso, cioè
e viene fatta esplodere 10 giorni dopo lo sblocco dei licenziamenti per farla inserire chiaramente in un contesto diverso da quello dove si sta svolgendo, perché questi della GKN avrebbero potuto farlo anche 3 mesi fa, certo. Non l'hanno fatto perché 3 mesi fa avrebbe avuto un effetto diverso. Oggi nel calderone complessivo può passare per una crisi. Questa è un'azienda che guadagna, che ha distribuito dividendi del 10%, per ogni 1000 euro investiti 100 euro restituiti ai propri investitori, e si sono resi conto che non c'erano più margini, vanno da un'altra parte. Hanno preso indirettamente dei contributi di Stato perché le aziende committenti li hanno presi, e questi si possono permettere tranquillamente di ignorare non solo il sindacato, non solo i lavoratori, ma anche le istituzioni. C'è stato un incontro convocato da un vice ministro del suo governo in prefettura a Firenze. Hanno mandato gli avvocati. Neanche si sono presentati. Cioè, questo è inaccettabile. Comincia a essere inaccettabile. Bisogna cominciare a costruire qualcosa che impedisca questo. Cioè, se tu prendi, prima di uscire, devi garantire che prima provi a dimostrarmi che non ci puoi più stare, che non si tratta di frenare la libertà di impresa, questo assolutamente deve essere sacrosanto, ma qui siamo oltre. Ci sono 422 famiglie che si sono viste arrivare un'email dove c'era scritto: grazie, arrivederci, lei da oggi non lavora più per noi. Ecco, questo è un problema che è esploso lì, rischiamo di averne anche altri, perché purtroppo di situazioni di questo genere, di aziende che sono finite in mano a fondi di investimenti che non hanno nessun interesse a gestire le imprese da imprese, ma semplicemente da finanziatori. Poi abbiamo il problema di Monte dei Paschi. Ora, al di là delle ricette diverse che vengono offerte, ci sono 6.000 famiglie, lì c'è una specie di roulette russa. Si sa che ci sono dai 5.000 ai 6.000 esuberi in quel piano presentato da Unicredit, e 5 su 21.000 dipendenti, praticamente uno su 4 se ne dovrà andare. Ora, chiaro che sappiamo benissimo cosa è successo con Monte dei Paschi. C'è stata una gestione, non quella attuale, quelle precedenti, che in qualche modo hanno determinato questa situazione, però la gestione della banca in sé sarebbe una banca sana. Accettare che qualcuno possa fare uno spezzatino e prendersi solo la parte buona e lasciare la parte cattiva ad altri, allo Stato, e lasciare allo Stato poi 5.000, 6.000 esuberi da gestire in qualche modo. Ora, sul reddito di cittadinanza possiamo discutere se è giusto o sbagliato. Io all'inizio personalmente ero abbastanza contrario a quello strumento. Oggi come oggi mi rendo conto che qualche problema l'ha anche risolto nella situazione. Quindi quando si toglie bisogna metterci qualcosa, no? Però questa è un'altra situazione, Monte dei Paschi, che non si può affrontare facendo finta che ci sarebbero 6.000 famiglie che se ne vanno a casa. Altre crisi sistemiche come quelle delle acciaierie a Piombino, dove da anni si va avanti con sistemi di proroga. Sì, perché si parla sempre di Taranto. Si parla di Taranto, però lì ci sono 2.000 dipendenti che entrano e escono, sono quasi tutti in cassa integrazione, prendono sussidi da anni, gli impianti stanno andando in malora, non c'è il coraggio di dire probabilmente che l'acciaio non è più strategico per quella zona e si chiude. Ecco, la politica manca spesso di risposte che vadano oltre il periodo dei 5 anni della campagna elettorale. Io questo credo che sia non è un'accusa a Forza Italia, è un'accusa generica un po' a tutti. I 5 anni venivano dati apposta per poter costruire qualcosa, no? Io prendo sempre come esempio le zone pedonali nelle grandi città. Qualunque sindaco abbia fatto una zona pedonale, il primo impatto con i commercianti di quelle zone pedonali è stato negativo. Quasi tutti l'hanno fatta all'inizio del mandato, sapendo che tanto il voto era... Non hanno ascoltato i sondaggi, questa cosa, né i sondaggi, né Twitter, né Facebook, né TikTok, perché sarebbero stati devastati. Dopo un anno di centri storici liberi dalle auto, se si torna indietro sono i commercianti che ti vengono a dire che cavolo stai facendo. Quindi questa è la dimostrazione che la politica deve avere il tempo per poter far maturare le scelte, deve avere il coraggio di fare anche scelte che permettano di dare delle risposte al cittadino. Oltre alle riforme di sistema, c'è bisogno anche di intervenire sul mercato del lavoro per impedire che i lavoratori siano semplicemente numeri. Ci sono degli articoli della Costituzione che tutelano, cominciando dall'articolo 1, dall'articolo che parla della libertà di impresa, che non può andare contro la tutela sociale dei territori. Queste cose restano un po' troppo sullo sfondo perché sono complicate, io me ne rendo conto, però credo che sia necessario un'assunzione di impegno da parte di tutti. Lo chiederei a qualunque esponente politico di qualunque partito si fosse trovato qui stasera, perché questo è un territorio che soffre sottosviluppo, infrastrutture zero. Lei è arrivata da Milano, fino a Livorno ci arriva ancora bene, poi andando giù è impossibile, non c'è ferrovia, non c'è autostrada,
e non c'è collegamento aereo di valore. Quindi questo è un territorio che soffre e si trova a dover affrontare potenziali anche altre, oltre ai 5.000-6.000 che potrebbero uscire da Monte dei Paschi. Quella è una banca che per il territorio rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa certo. In più, è una banca di territorio, anche se poi si è allargata altrove. C'è un problema anche eventualmente di democrazia del credito. Quando il credito è concentrato in poche mani possono anche scegliere a chi sì, a chi no. Mentre se c'è se ci sono più soggetti è anche più facile che ci siano più soldi da investire sul territorio. Che ne pensa il Ministro? Ma io parto da MPS per dire questo. Sarebbe troppo facile attaccare le responsabilità della sinistra rispetto alla gestione di MPS. L'abbiamo già fatto, ma non risolve il problema. Ci sono 6.000 famiglie che rischiano di essere sul lastrico e credo che questo sia la priorità per il governo. Accanto però ad una riflessione, cioè siamo di fronte ad un salvataggio di Stato con l'ok dell'Europa e con una scadenza che è fine 2021 per l'uscita da MPS dello Stato. Rispetto a questa situazione io credo che c'è una possibile partnership che lei ha prima individuato e quindi rispetto a questa situazione io credo che il governo Draghi se ne stia occupando e che per una volta abbiamo un Presidente del Consiglio che essendo stato in Banca d'Italia e nella BCE è sicuramente persona che di banche se ne intende e che ha quindi la competenza per affrontare questo tema non con la lente della politica ma con la lente dell'economia. E quindi è chiaro che noi quello che abbiamo chiesto anche con il collega Brunetta è che una scelta importante come quella che riguarda MPS deve vedere il coinvolgimento non solo del governo ma del Parlamento. Questa scelta non può passare sopra le teste dei parlamentari perché comunque è un qualcosa che riguarda il Paese, ci sono tante famiglie in difficoltà, riguarda il futuro del credito dove forse non si può avere solo Banca Intesa come asset fondamentale, quindi è un qualcosa che riguarda il sistema bancario nazionale e quindi trovo che sia molto giusto il fatto che su questo tema il Ministro Franco venga in Parlamento, ci sia un confronto con le forze politiche e ci siano delle garanzie per le famiglie che rischiano di rappresentare degli esuberi dei numeri, ma che ci sia anche una direzione per il sistema bancario italiano anche per sostenere non solo le famiglie ma anche le piccole e medie imprese. Ricordiamoci che siamo dentro una rivoluzione che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguarda sicuramente i comuni, le province, le regioni, gli enti locali, lo Stato, ma riguarda anche la partnership con il privato e riguarda il sostegno delle aziende. Quindi rispetto a questa cosa la scelta di MPS è una scelta che riguarda il futuro del Paese e quindi non si può scherzare, non si possono fare errori, non si può affrontare questo tema come è sempre stato fatto in passato, cercando di raccogliere qualche consenso e perdendo di vista invece... In Germania e in Francia un po' di proroga le hanno chieste per situazioni simili, se dovesse essere necessario prima di fare in fretta, visto che certo. È passato un po' di tempo, forse è il caso di... Io credo che oggi abbiamo anche la credibilità per andare in Europa e portare a casa qualche risultato che forse prima sarebbe stato più difficile. Forse non aiuta la strana coincidenza con il voto a Siena, nel seggio lasciato libero dall'ex ministro alla presidente di Unicredit, che è un po' su una serie di paradossi, no, che si avviluppano. Beh, direi che tutte queste cose, come dire, rappresentano plasticamente come la sinistra ha utilizzato il potere in questa regione e, come dire... con riferimento ad MPS non c'è bisogno di aggiungere altro, ogni parola è come dire superflua, no? Abbiamo Padoan che ha un determinato ruolo, Enrico Letta che si candida lì, come dire è tutto molto chiaro, quello che non è chiaro è come salvaguardare queste famiglie, come rafforzare il sistema bancario nazionale rispettando i vincoli che ci sono attorno alla presenza dello Stato dentro MPS ma anche evitando di svendere questo patrimonio. E tornando invece all'altro caso, come si può evitare che alcune imprese, sto parlando, l'imprenditoria è sana per la maggior parte dei casi, ha sostenuto anche durante la prima crisi, ha sostenuto anche i lavoratori prima che si arrivassero i sussidi
Però c'è una parte minoritaria, che però poi è quella che determina le crisi, che è capitalista finché ci sono i guadagni e diventa socialista quando ci sono le perdite. Guardi, è un tema che abbiamo affrontato anche in Consiglio dei Ministri, che soprattutto ha ben chiaro il ministro competente Giancarlo Giorgetti. E devo dire che in ogni seduta del Consiglio dei Ministri si ragiona attorno a questa tematica, ma anche a quella del Golden Power, perché in molti casi siamo costretti ad esercitare il Golden Power per tutelare gli asset italiani. E quindi io sono d'accordo con lei, cioè da un lato non si possono mettere troppi vincoli alle politiche industriali e alle scelte delle imprese, e quindi per esempio una scelta difficile l'abbiamo già fatta con riferimento ai licenziamenti, perché è chiaro che con il Covid sono stati bloccati, però non si potevano bloccare all'infinito. Abbiamo scelto di conservare la libertà di iniziativa delle imprese da un lato, e dall'altro abbiamo compensato con gli ammortizzatori sociali. Però su questo tema è chiaro che libertà di impresa non significa far finta di non capire e, come dire, socializzare le perdite e privatizzare i guadagni, perché qualche volta questa è più una furbata che una libertà di impresa. È già capitato e non deve capitare, quindi di questo si è discusso, e posso dire che Giorgetti ha ben chiaro questa situazione. Quindi laddove ci troviamo di fronte a interlocutori che provano a eludere le regole, a pensare solo al proprio tornaconto, lo Stato deve essere forte, e lo Stato ci sarà, perché l'intendimento del Premier Draghi è quello di garantire la libertà di impresa, ma no a chi fa il furbo, no a chi prova ad utilizzare magari sovvenzioni pubbliche, finanziamenti pubblici, e poi quando bisogna restituire al territorio qualcosa si fa finta di non essere o si mandano gli avvocati. Questo è un comportamento inqualificabile. Mi sembra che siano ottime parole che aiutano, perché poi comunque bisogna che su questo ci sia un fronte compatto, che non trovino sponde. Finora non le hanno trovate, ci mancherebbe, però mancata un po' di energia preventiva, perché comunque l'allarme intorno a queste situazioni c'è sempre stato. Io tornerei ora un attimo però al tema sanità, che lei è ministro per gli affari regionali ed è si toccano delle corde. Durante le due emergenze Covid, quelle principali, l'anno scorso e quest'anno, si è assistito in alcune fasi anche a alcune intemerate di alcuni presidenti di regione che hanno fatto quasi intendere che ci fosse una sorta di contropotere, che su alcuni temi di competenza delle regioni, le regioni potessero addirittura decidere diversamente dallo Stato. Non è stato un bellissimo spettacolo, perché comunque si è giocato sulla pelle dei cittadini, si sono inasprite delle misure, in qualche caso gratuitamente, e mi rendo conto che è difficile, non era il suo governo, cioè nel governo dove c'era lei era una fase precedente, però potrebbe ricapitare. Io credo che ci sia bisogno di chiarezza, che lo Stato faccia lo Stato e le regioni facciano le regioni, che a un certo punto, se il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che le misure sono quelle, non può esserci. Io, al di là del giudizio che si può dare del Ministro Speranza, io lo vedevo in certi momenti abbastanza disperato, perché ogni volta che decideva una cosa d'accordo col Presidente del Consiglio, c'era sempre qualche Presidente di Regione che doveva far vedere che era più bravo, che doveva soprattutto dar contro allo Stato per far vedere. Anche se lì c'è stato un pasticcio poi, perché poi la Corte Costituzionale è uscita dicendo che la pandemia è argomento dello Stato, allora, però se ce lo dicevano prima... Fare la sindacalista dei governatori né delle regioni, perché si sono dette tante cose, le regioni sono state fortemente criticate, anche le cose che dice lei le ho sentite ripetere molte volte, c'è stata la sensazione di regioni che andassero in ordine sparso. Però è anche vero una cosa, che quando lo Stato è tornato a fare lo Stato, quando lo Stato si è assunto la responsabilità di decidere e di dare una direzione, i governatori nella stragrande maggioranza dei casi hanno ottemperato alle regole che erano state decise. E poi c'è stato quel pronunciamento della Corte Costituzionale che ha detto che la lotta alla pandemia è di competenza dello Stato. Cosa che, per quanto mi riguarda, Sabino Cassese, il giurista, mi aveva detto il primo giorno, mi aveva detto guarda che è una cosa fuori dal mondo, cioè che ognuno fa come gli pare. Allora, era normale che in un contesto difficile come la pandemia, soprattutto durante le prime ondate, ci fosse un po' di confusione, si andasse in ordine sparso e che ci fossero
conflittualità tra lo Stato, le regioni. Però io rivendico che nel momento in cui noi con il generale Figliuolo, con il commissario Curcio della Protezione Civile, con il nuovo piano vaccinale abbiamo preso delle decisioni, giusto o sbagliate, ci siamo assunti l'onere di decidere. Per esempio le categorie vaccinali, abbiamo detto si comincia con gli over 80, con i pazienti fragili, con i disabili gravi, sì, prima queste categorie e poi gli altri. Beh, a me pare che le regioni, con qualche distinguo, con qualche come dire, caso, con qualche eccezione, però nella sostanza abbiamo cominciato a remare tutti nella stessa direzione. E mi è capitato di visitare in Italia diversi hub vaccinali. Io ho trovato un clima comunque positivo nella difficoltà e nella drammaticità del momento, perché comunque le persone si sono fidate, si sono affidate, hanno cominciato a vaccinarsi e da lì abbiamo cominciato a mettere il paese in sicurezza. Non ne siamo ancora usciti. È chiaro che dobbiamo, come dire, non dare niente per scontato, dobbiamo monitorare la variante Delta, dobbiamo continuare ad applicare le regole che ci siamo dati, però abbiamo dato una prova di maturità tutti insieme. E quindi io credo che oggi sarebbe sbagliato come dire, da parte delle regioni prendersela con lo Stato e da parte dello Stato prendersela con le regioni. Applichiamo la Costituzione anziché decantarla solo. La Costituzione parla di una leale collaborazione, è come in una famiglia, se ne esce se si evita di litigare, se si evitano contrapposizioni e se ciascuno fa il proprio dovere. E quindi quello che noi dobbiamo provare a fare, la pandemia, secondo me è una prova di ricostruzione di una situazione di armonia, di gioco di squadra, laddove oggi vive l'individualismo, il conflitto, la contrapposizione, l'esasperazione, e così non se ne esce. Se ne esce solo nella misura in cui si trova una leale collaborazione, un'alleanza, un gioco di squadra. E io devo dire che in genere ovviamente voi giornalisti vi occupate dei problemi, no? Perché è giusto che sia così. Però poi girando l'Italia di esempi virtuosi, io ne ho visti tanti. Ho visto tanti sindaci, per esempio la settimana scorsa sono andata al Giffoni Film Festival, che è un evento straordinario dove c'è questo visionario che è Claudio Gubitosi, che ha realizzato questo film festival per ragazzi con delle masterclass dove questi ragazzi fanno delle domande più difficili delle vostre, pur avendo, voglio dire, ho trovato dei ragazzi veramente straordinari. E poi ho incontrato i sindaci del Picentino e vedi che lì c'è una realtà di montagna, ancorché siamo in campagna. E ovviamente le difficoltà sono tante, ecco, perché mancano i segretari comunali. Posso dire una roba sui sindaci, che è un'inchiesta che abbiamo fatto un po' di tempo fa sui costi delle istituzioni, che sono una cosa diversa dai costi della politica. Fra i tanti danni, oltre al populismo, c'è stato poi anche quello del generalizzare. Io sono fra quelli che sostiene che una delle più grosse sciocchezze sia stata quella di abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Forse l'abolizione delle province non è stata esatto, una grande... Esatto, perché poi alla fine se il finanziatore è quello che poi ti chiede qualcosa in cambio, è bene che sappiamo fin dall'inizio che è un costo certo, lo Stato, devono essere tutti rendicontati, i soldi che si spendono, ma è giusto che la politica costa e sia pagata dallo Stato, perché è meglio che la paghi lo Stato che arrivi qualcuno che paga e poi chiede qualcosa in cambio. C'è poi all'interno di questo ragionamento anche un problema di costi, retribuzioni, chiamiamole così. Noi abbiamo messo a confronto consiglieri regionali che sostanzialmente fanno poco e prendono uno stipendio. I sindaci dei piccoli paesi. L'altro giorno ero a Bibbona con il direttore degli Uffizi a presentare questa iniziativa degli Uffizi diffusi, e vuol portare sul territorio, ha dei magazzini pieni di roba che non sa dove mettere, cerca dei luoghi che siano organici a quello che vuole esporre. Era a Bibbona, un antico borgo. E il sindaco di questo paese, a margine, mi racconta che guadagna, essendo un paese piccolo, poco più di 1.200-1.300 euro al mese, quindi presumo faccia un altro lavoro, perché se no non è pensabile. Le responsabilità sono le stesse di un sindaco di un grande comune, che guadagna comunque meno di quel consigliere regionale. Questa rischia di allontanare le persone che potrebbero fare qualcosa per le comunità, perché la politica diventa prova per pensionati, per ricchi o per chi
si vuole arricchire. Guarda facendo... il centrodestra a Milano, sono stati a cercare il sindaco per due. Esatto, non solo a Milano, ormai è complicato trovare chi sia disponibile, non solo a Milano, ma anche nei piccoli comuni, a fare il sindaco, perché ti trovi senza il segretario comunale, senza un minimo di supporto. E anche con le utilizzare... località turistiche che si trovano a dover gestire boom sì, di 150.000 persone con 4 vigili urbani. Sarà la importante... sindaco no, no, di Edolo. Intanto è importante, Edolo è una città meravigliosa. Intanto è importante cominciare a raccontarle queste cose, a raccontare anche l'impegno di chi, senza guadagnarci, solo per spirito di servizio, si mette a disposizione in contesti di 500, 1000, 2000, 3000 abitanti, dove alla fine si fa, il sindaco è una specie di volontario che organizza la vita della comunità in quel territorio sì, senza nessun tipo, esatto, dal matto di notte, con rischio anche di prendersi un avviso di garanzia perché magari una persona cade dalle scale. La sindaca di Crema, il caso della sindaca di Crema. C'è un caso particolare, un ex sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, che sta pagando un mutuo di un prestito di 100.000 euro per pagare una multa relativa a una condanna che ha preso perché sui camminamenti della fortezza a Firenze c'era un punto dove si era aperta una voragine, non era segnalata, c'era praticamente sembrava che ci fosse un sentiero, invece c'era un buco, uno ci è finito dentro. Questo sindaco non sapeva assolutamente niente di questa cosa. Il procedimento è andato, sempre al problema di giustizia, è finito anni dopo, quando era finito il periodo di copertura dell'assicurazione. E questi 100.000 euro se li deve pagare lui. Ecco, noi come credo che sia un bel noi problema. Noi come Forza Italia, ma devo dire che mi pare abbastanza condiviso all'interno di tutta questa ampia compagine di governo, noi vogliamo presentare all'interno della riforma del testo unico degli enti locali una norma che dica che il sindaco non risponde se non per colpa grave o per dolo. Non è possibile che laddove c'è un accadimento funesto in un territorio il sindaco debba ricevere un avviso di garanzia, subire l'onta di un processo e anche le spese, come dimostra l'esempio che lei ha fatto, solo perché è accaduto un fatto rispetto al quale il sindaco non ci poteva fare praticamente niente. Appunto, io dicevo, il sindaco di Crema aveva fatto una trasmissione insieme su Sky qualche giorno fa, siccome il bambino all'asilo ha lasciato un dito in una porta, è indagato il sindaco. Una volta Albertini mi aveva chiamato e mi aveva detto vieni qua, mi ha tenuto un'ora a farmi vedere tutti gli avvisi di garanzia che aveva, TSO mancato di uno caduto a un impalcato, avrà avuto 150 avvisi di garanzia. È chiaro che così si disincentiva la partecipazione, quindi noi dobbiamo lavorare su questo e poi fare in modo... Vedi che Gaber aveva ragione con quella canzone, la libertà è partecipazione, perché se si delega sempre a qualcun altro si parte già sconfitti. E poi adesso abbiamo anche la grande opportunità di utilizzare queste risorse europee per cucire i territori, per tessere, per rammendare. Ma fai qualcosa per le isole qua o no? Allora, le isole intanto abbiamo due progetti. Il primo riguarda la banda ultralarga, è un progetto che stiamo facendo con il ministro Colao, con il ministro Carfagna, e abbiamo già con Giorgetti anticipato 60 milioni di euro, quindi entro il 2022, non aspettatevelo prima, per cui non stiamo facendo comunicazione, però entro il 2022 avremo la banda ultralarga in tutte le isole minori italiane. Questo credo che sia un fatto quindi estremamente... Quindi anche qua, Gorgona, Pianosa... Anche all'Elba. Sì. E dall'altro lato abbiamo anche un progetto di green community, di isole green, e quindi di sostenibilità ambientale, e questi progetti entro il 2022 dovrebbero essere realizzati. E questo cosa vuol dire? E questo vuol dire una grande attenzione agli investimenti. Noi pensiamo al turismo, ma queste isole non sono solo turismo. Per favorire gli investimenti credo che sia estremamente importante potenziare i servizi, potenziare la continuità territoriale, potenziare i trasporti e quindi renderle vivibili e migliorare i servizi sia per coloro che sono residenti lì, ma anche come luogo di attrazione. Tutto sommato rappresentano dei gioielli, anche un po' il biglietto da visita. Faccio un po' di smart working anche, però il problema è che bisogna arrivarci alle isole e questa zona qua, per collegamento con i porti, c'è un problema pesante di infrastrutture. Lei mi ha fatto piacere prima che abbia menzionato questa cosa, però qui si pagano ritardi quarantennali, cinquantennali. Il progetto dell'autostrada tirrenica, il pezzo che manca, fu varato dal governo Moro, sta parlando di 56 anni fa, e siamo ancora lì. Tutte le altre autostrade le hanno fatte, le hanno completate, qui ci sono state tutta una serie di errori che riguardano governi di tutti i tipi, amministrazione regionale, lobby di Capalbio, tanto
senza far nomi, no? Che si sono messi lì, no, l'hanno teorizzato. È dell'altra parte politica. È dell'altra parte politica, però comunque ci hanno dato una spinta. Non è la lobby di Edola. Diciamo. Non è la lobby di Edola, però a un certo punto sul Venerdì di Repubblica ci siamo trovati un articolo di De Aglio, 6-7 anni fa, che raccontava cosa faceva questa lobby di Capalbio, oltre che giocare al piccolo politico durante l'estate sotto l'ombrellone all'ultima spiaggia. Si vantavano di aver impedito la costruzione di un'inutile e dannosa autostrada. Io ho lavorato per 10 anni a Roma, almeno tutti i lunedì e tutti i venerdì facevo. Certo. Ho rischiato la vita una decina di volte, c'è morto il senatore Matteoli in un punto dove ho rischiato anch'io 2-3 volte, e noi paghiamo questo ritardo. Ora, fino a Livorno, le ripeto, si arriva venendo dal nord, sotto. C'è un problema di sottosviluppo che oggi senza infrastrutture, noi si parla di infrastrutture digitali, ma noi siamo all'anno zero anche per le infrastrutture, quelle fisiche. Certo. E questo territorio ha bisogno che un governo prenda degli impegni, perché non è un problema che si risolva domani mattina, ma noi abbiamo vissuto, grazie all'impegno di 2 parlamentari, uno di Forza Italia e uno del PD, sui 2 rami del Parlamento, che hanno bypassato un'altra schermata, che un altro sbarramento messo dal ministro Giovannini, perché il problema era che la società Autostrade e l'ANAS non coincidono come azionariato, perché c'è un 2% di differenza, che nella società Autostrade, quella della Tirrenica, c'è la provincia di Viterbo che partecipa in minoranza. E allora c'era questo cavillo burocratico che impedisce di arrivare al commissariamento. Commissariamento vuol dire primo passaggio per cominciare a lavorare. Sono riusciti a portarlo fuori dal contesto del governo, l'hanno parlamentarizzata, e in qualche modo si va avanti, ma sono 50 anni che noi ci cozziamo contro una burocrazia che non è legata a nessuna forza politica, perché quella è trasversale, ce la trovi sempre, però anche una battaglia contro il potere eccessivo della burocrazia bisogna che qualcuno la faccia. Ma allora, in realtà l'abbiamo fatta tutti e siamo tutti sconfitti, nel senso che ogni governo ha fatto un provvedimento sulle semplificazioni. Io quando sento parlare di semplificazioni mi viene l'ansia, perché dico, oddio, tutte le volte che l'abbiamo fatto non abbiamo mai semplificato niente. E in genere ci, come dire, compiacciamo dell'esempio del Ponte Morandi, che effettivamente è stato realizzato dopo una tragedia in un tempo record. Però ci dimentichiamo che quel ponte è stato ricostruito in violazione di tutte le norme, cioè nel senso, infatti, deroga il problema, no? A tutte le norme. Adesso abbiamo introdotto anche noi un provvedimento sulle semplificazioni, abbiamo una legge delega, però sicuramente non basta. Noi abbiamo la necessità di correre su questo tema e di ragionare con la logica dei commissari, con la logica di una semplificazione del contratto d'appalto, superando la paura della firma e con i poteri sostitutivi. Queste norme oggi ci sono e il banco di prova è la loro approvazione, perché se noi vogliamo spendere le risorse del recovery dobbiamo entro il 2026 metterle a terra. E è indicativo della difficoltà di rispettare i tempi il fatto che nel recovery ci stanno risorse per le ferrovie ma non per le infrastrutture viarie, perché in genere quelle ci mettono più tempo. Ma questo non significa che non si possano fare, perché noi dobbiamo lavorare, e laddove ci sono parlamentari di territorio, parlamentari che conoscono i propri luoghi, questa possibilità di individuare le priorità c'è, e quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le infrastrutture non siano ferme agli anni 50, agli anni 70. Non possiamo aspettare che crolli un ponte per metterci mano. Dobbiamo cominciare a fare un monitoraggio delle opere pubbliche che sono ormai datate e provare ad intervenire con un'accortezza, però. Se vogliamo con fiducia ricostruire il paese, non possiamo vedere dietro ogni opera pubblica un tentativo di frode o di truffa, perché altrimenti se associamo, con l'Expo, no? A Milano, no, come è stato un po' anche con l'ANAC, cioè già il fatto che sia l'ANAC a controllare i contratti pubblici ti dà l'idea della diffidenza che c'è nei confronti delle grandi opere, invece noi Questa diffidenza la dobbiamo superare. Poi chi sbaglia, chi ruba deve pagare. Basterebbe impedire di avere il pregiudizio dopo. Se noi guardiamo le opere pubbliche col pregiudizio, questo paese non correrà mai. Ma lì è un problema di creare degli sbarramenti per i potenziali aumenti in corso d'opera. Lei sa meglio di me che se qualunque opera, prendiamo i mondiali del 1990,
I mutui contratti dallo Stato per costruire stadi che addirittura poi sono stati demoliti prima di averli finiti di pagare, uno è quello di Torino, o per fare opere che non sono state completate, grandi alberghi, strade, oppure ferrovie urbane come quelle di Roma che non funzionavano perché non ci passavano i treni, i mutui sono stati finiti di pagare 3 anni fa. Cioè, noi abbiamo fatto delle cose che, perché su ogni stadio l'aumento in corso d'opera è stato del 200-220%. Una volta può capitare, se capita sempre vuol dire che è costruito male l'appalto e permette delle scorciatoie per poter arrivare a far guadagnare qualcuno con i subappalti, con tutte queste altre cose. C'è bisogno di, per guadagnare fiducia, costruire qualche strumento che impedisca queste cose, che ci sia un controllo reale su quello che poi cresce dopo. E poi avete discusso molto sul codice degli appalti, no? Sì. Ma non io credo che la cosa importante da fare è togliere la paura della firma e quindi evitare che ci sia una corsa a non firmare, a rallentare, ad allungare tutte le procedure autorizzatorie, perché questo porta a, come il fine processo mai, all'opera che non finisce mai, con degli aumenti di costo. Io credo poi anche in una proposta che è stata avanzata dal collega Brunetta, ma anche per esempio da De Luca, che è la proposta di dire quando un'opera viene assegnata non si può più tornare indietro. Se l'assegnazione è avvenuta, c'è un risarcimento per chi eventualmente aveva diritto a quell'assegnazione che non l'ha avuta, ma non può essere che iniziano i ricorsi, che attraverso i ricorsi si rimette in discussione l'assegnazione e quindi i tempi diventano biblici. Un po' stasera è riuscito a trovare una cosa con la quale mi trovo d'accordo con De Luca, no? I governatori sono abituati a gestire i territori. Visto che c'è qui Radio Radicale, che registra l'incontro, e i referendum promossi appunto dai radicali e dalla Lega sulla giustizia sono un incentivo alle riforme o sono un freno, come dice qualcuno? Allora intanto Forza Italia sta dando una mano a raccogliere le firme e io li condivido tutti, poi è chiaro che in questa... Hai firmato? Non ho firmato perché lo trovo inelegante sul piano istituzionale, faccio il ministro, sono dentro questo governo. Hai appena parlato contro la paura della firma. Non è la paura della firma, è una questione di coerenza. In questo governo facciamo quello che si può fare e il massimo che si poteva fare era dentro la riforma Cartabia che dobbiamo approvare. Poi è chiaro che ci sono alcune modifiche, penso alla separazione della carriera, penso all'obbligatorietà dell'azione penale. Questi temi che sono schiettamente politici, serve una maggioranza di centrodestra. È evidente che la riforma fatta dal governo Draghi è il massimo che si può fare dentro una compagine che va da Forza Italia ai 5 Stelle. È già un miracolo che il presidente Draghi sia riuscito a far approvare, a portare in porto questa riforma, però non è la riforma del CSM. Il tema della separazione delle carriere, serve una maggioranza politica. Quando prima ha detto questa maggioranza va da Forza Italia a 5 Stelle, perché considerate 5 Stelle più lontani da voi rispetto al PD, era semplicemente un esempio? Francamente li ritengo molto, molto distanti su tantissimi punti. Però... dico sempre che questa non è una maggioranza politica, questa è una maggioranza dentro un governo di unità nazionale. È una maggioranza nata dall'emergenza, non può durare un minuto in più, perché è chiaro che le differenze restano. Il problema però è quanto dura l'emergenza, cioè quando finisce il minuto in più? E questo non te lo so dire, perché... 2022, 2023? Non lo so, francamente non mi azzardo a fare previsioni complicate. Cominciamo a aprire la scuola in sicurezza a settembre-ottobre, vediamo di vaccinare la popolazione, di uscire da questa situazione di incertezza, facciamo ripartire l'economia. Poi io credo che è chiaro che questo non è una maggioranza politica, è semplicemente un governo di emergenza, ecco, che credo stia facendo alcune cose buone in un momento su questo vi volevo chiedere, forse avevi già accennato prima, obblighiamo o non obblighiamo, obbligate o non obbligate, volete obbligare o non volete obbligare gli insegnanti alla vaccinazione? Ma guarda, allora l'80% degli insegnanti si è vaccinato. Alcune regioni però sono indietro. Allora io personalmente sono d'accordo, il mio partito è d'accordo all'obbligo vaccinale, però ecco, credo che mi auguro che non ci sia bisogno, che basti la moral suasion e che ci sia la consapevolezza che riaprire la scuola in presenza è la priorità, perché il danno educativo che c'è stato con questi mesi di DAD è un danno ingentissimo, e quindi se noi vogliamo consentire
alle famiglie di poter tornare a lavorare, di avere una serenità e ai ragazzi di poter imparare, serve la scuola in presenza. Sarebbe paradossale tornare alla DAD perché magari un insegnante si contagia perché non è vaccinato. Quindi credo che dobbiamo fare, proprio per senso di responsabilità, tutti un passo in avanti. Io mi auguro che non serva l'obbligo vaccinale, ma però, se fosse indispensabile per poter riaprire possiamo, la scuola in presenza, io credo la Costituzione lo permette. Poi aggiungo una riflessione, sì, io certo. Sono fra quelli che ha il Green Pass qui sul braccio, perché quando ero bambino io alle scuole elementari arrivavano e ti facevano l'antitetanica, l'antipolio, tutte cose che erano necessarie perché si moriva. C'erano dei bambini che uscivano, prendevano la poliomielite e subivano dei danni perché non erano stati vaccinati. All'epoca, ho sufficiente memoria per ricordare, non c'era un genitore che era contrario. Cioè, quando venivano i medici a scuola a farci questa iniezione, erano tutti contenti. E c'erano gli stessi medici che visitavano prima tutti i bambini, le bambine, e se c'era un caso in cui bisognava non vaccinare perché era pericoloso, era il medico che lo diceva, e diceva no, questo non lo possiamo vaccinare. Tanto poi quando in una classe di 30 ragazzi o ragazze, 29 si erano vaccinati, è chiaro che non c'era più la possibilità che questa cosa si contagiasse. Però l'atteggiamento di una popolazione che era anche culturalmente tendenzialmente meno avanti di quella di oggi, quel discorso passò, non ci fu nessun dubbio all'epoca sui vaccini. Storicamente i vaccini ci hanno portato fino a qua. Certo. C'erano delle malattie che prima si prendevano e ci si moriva. E oggi queste malattie non sappiamo più nemmeno cosa siano. Credo che ci sia bisogno anche di riappropriarsi, anche di un ruolo di saper raccontare bene le cose come stanno. Perché non è accettabile che ci sia qualcuno che parla di libertà a proposito di scelta di non vaccinarsi, confidando sul fatto che lo facciano gli altri. Ora ci sono dei genitori che giustamente pongono un problema. Io devo vaccinare i miei bambini perché là fuori ci sono dei cinquantenni che non si vogliono vaccinare. Perché se tutti si fossero vaccinati grandi, tra i bambini ha un impatto più modesto, non attaccano più alle persone anziane. Oggi non ci sono più ottantenni negli ospedali se non per altri motivi. E avremo risolto il problema. Ora siamo costretti a vaccinare i bambini perché non ci sono adulti che si vogliono vaccinare. Io credo che bisognerebbe fare anche una scelta di campo. Cominciare a dire anche a queste persone, sono poche, perché poi guardate, rappresentano meno del 10% della popolazione, avere il coraggio di dire tutti quanti, i voti di questi non li voglio. Se lo diciamo tutti diventa un problema che alla fine non verranno a votare oppure voteranno per chi gli pare. Bisognerebbe anche avere ben presente, mi sembra, mi fanno piacere le parole che ha detto qua, mi confortano, perché ha detto delle parole chiare sulla vaccinazione che non sono così diffuse fra tutte le forze politiche. Però bisogna avere il coraggio di farla, questo sforzo, perché è uno sforzo che ci porta avanti, il resto ci porta indietro. Perché quindi comunque, se non si dovesse arrivare a una conclusione, saresti per introdurre l'obbligo? Sì. Cioè, perché se arriviamo a settembre, che ancora giriamo intorno su sta storia? Dobbiamo decidere se preferiamo tornare alla DAD, alla didattica a distanza, al fatto che comunque le famiglie vengono messe nelle condizioni di non poter lavorare. O altrimenti se vogliamo andare avanti. È chiaro che io mi auguro che entro il 20 di agosto le persone si vaccinino e che attraverso una moral suasion, la consapevolezza di tutti, non ci sia bisogno dell'obbligo. Ma se così non fosse, è evidente che il governo si troverà davanti a una scelta e non potrà non scegliere. Credo che dovrà scegliere nell'interesse generale, superando le paure e dimostrando di avere fiducia nella scienza. La scienza che ci ha consentito nell'arco di un anno, e non era scontato, di avere una serie di vaccini a disposizione. E se oggi affrontiamo il Covid in maniera diversa dall'estate scorsa, è perché oggi abbiamo 40 milioni di persone che si sono vaccinate e hanno già pronto il Green Pass. Paradossalmente le manifestazioni dei Novax sono state possibili perché gli altri si sono vaccinati. Perché se gli altri non si fossero vaccinati non sarebbe stato possibile manifestare. Io sono per la libertà di manifestazione sempre, ma queste persone dovrebbero pensare che quella manifestazione è stata possibile da coloro che la pensano diversamente da loro e si sono vaccinati. E quindi se vogliamo non tornare a chiudere negozi, ristoranti, scuole, non c'è altrimenti. Per treni, aerei e compagnia? Sì, per la lunga percorrenza io credo che si possa introdurre. Poi ripeto, subito? Già adesso o a fine prima possibile, il prima possibile per poter anche uniformare le regole rispetto agli altri paesi. Anche la Francia ha fatto una scelta di Green Pass
diffuso, e credo che anche noi dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo nostalgia di quello che abbiamo vissuto in questi anni. Quindi l'unica alternativa sono i vaccini. Se possiamo chiudere con una battuta, a molti di quelli che manifestano contro il Green Pass, se mettiamo 5 euro di sconto al ristorante col Green Pass lo fanno subito. Perché poi è tutta gente che non ti dà i dati e poi, infatti, poi scopri che hanno le app di tutti i supermercati, certo. Hanno l'app per... quindi i loro dati li hanno dati alla qualunque. È un tema di cui non mi scandalizza, ne parlavamo alla 7 l'altra sera, che il sindaco di Borgosesa si è messo a dare gli incentivi, ma vedo che Biden sta andando giù pesante. Sì. Con i soldi, ma secondo me non è un discorso di cui scandalizzarsi. No, cioè uno dice sì, ma allora quello virtuoso si è vaccinato e non ha preso niente. Nella vita è sempre così. Però se tu convinci con incentivi, col pacchetto fitness del sindaco, piuttosto che con altre cose, hai un beneficio sconto, per il paese, per l'economia. Con lo sconto al ristorante, che ovviamente non deve pagare il ristoratore, ma con lo sconto al ristorante, 3 passaggi al ristorante col Green Pass, i primi 3 c'hai il 20% di sconto, ovviamente entro un certo limite, se no uno va al ristorante stellato. No, poi trovi tutti con 10 Green Pass. No, però... Ma, senti, per chiudere, una domanda, sì. Anche se sei ministro del governo Draghi, la domanda è in conflitto di interessi. Draghi, è meglio il Quirinale o è meglio Palazzo Chigi? O tutte e due addirittura? Ma insomma, credo che tutte e due no. Credo che, insomma, sceglierà lui cosa fare. Credo che sceglierà lui e credo che sia giusto così. L'Europa mi sembra che preferisca Draghi dove è adesso. Ma dipende dalla durata dell'emergenza, dipende da quanto serve questo governo. Io credo che senza Draghi questo governo non dura un minuto per le contraddizioni che ci sono. E quindi insomma valuteremo e valuterà il Presidente strada facendo. Ad oggi penso che abbiamo al Quirinale una persona come Mattarella che ha dimostrato... di saper fare la cosa giusta e di consegnare il paese in mani sicure in un momento in cui non era facile assumersi delle decisioni. C'è la possibilità di chiedergli un sacrificio come è successo con Napolitano? Di restare... È prematuro per dirlo, è prematuro. Io credo che oggi l'Italia è in buone mani perché ha Draghi al Palazzo Chigi e ha Mattarella al Quirinale. Andiamo avanti, proviamo a fare le cose che servono, entriamo dentro questo semestre bianco e poi le decisioni insomma competeranno agli interessati anche alla politica. Adesso credo che sarebbe irrispettoso nei confronti del Presidente Mattarella esprimere valutazioni sul Quirinale. Credo, mi limito a dire che il Presidente Mattarella ha salvato il Paese in un contesto complicatissimo dove anche il PD aveva sbandato e non ha esitato, si è dimostrato imparziale nei fatti perché ha preso una decisione scontentando tutti ma facendo l'interesse dell'Italia. Alla fine durante i governi Conte. E quindi penso che oggi dobbiamo andare avanti a lavorare. È il momento della generosità, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna fare meno calcoli, poi gli italiani sono saggi e sanno valutare chi ha operato nell'interesse comune e chi ha fatto i propri chi ha seguito il proprio tornaconto. In un flash chiudiamo, tornando a Berlusconi e a Salvini, dicevi prima non mi fido ancora completamente delle posizioni di Salvini. No, credo che ci siano ancora delle differenze che sono sotto gli occhi di tutti, sul Green Pass, sulle vaccinazioni, sull'Europa. Quindi io credo in un centrodestra plurale. Do atto a Matteo Salvini di aver fatto dei passi avanti nella direzione della governabilità. Forse gliela fatti fare Giorgetti anche un po'. Ecco, di avere riconosciuto all'Europa una funzione importante, però non siamo ancora la stessa cosa e quindi credo che sarebbe sbagliato annullare le differenze, io fare finte che non ci siano. Stando ai giornali di oggi, di ieri, nel frattempo Berlusconi è incoronato, come hanno scritto i giornali, Salvini, leader del centrodestra. Ma credo che Berlusconi persegua... l'obiettivo di un partito unico del centrodestra, che però non è la federazione, è un progetto molto più ampio e credo che ci voglia il tempo. Al momento noi dobbiamo rimboccarci le maniche e provare a risolvere alcune questioni, a partire dal sostegno alle famiglie, il tema della scuola. A me fa piacere che sia stata approvata, è passata un po' sotto silenzio tra le molte riforme, ma abbiamo approvato alla Camera la riforma di istruzione tecnica superiore, una cosa alla quale io tengo moltissimo perché la prima riforma venne fatta nel 2010 e riguarda la possibilità di rendere
occupabili giovani. Noi abbiamo 2 milioni di giovani che non lavorano e non studiano e tanti ragazzi che sono anche laureati ma faticano a trovare lavoro. Ecco, l'istruzione tecnica superiore è un insegnamento al sapere ma anche al saper fare. Va incontro alle esigenze delle aziende, dei poli industriali, dei distretti industriali da un lato, ma dall'altro mette i giovani nelle condizioni di essere competitivi e di poter avere un'occupazione in Italia senza correre all'estero. Mi auguro che questa riforma venga approvata quanto prima anche al Senato e che si vada almeno a raddoppiare il numero degli iscritti. Passare da 30.000 a 60.000 vorrebbe dire avvicinarci ai numeri della disoccupazione giovanile della Germania, anziché avere 7-8 punti in più. E quindi noi dobbiamo lavorare su queste cose. Io ho parlato di un reddito di natalità, perché non mi convince il reddito di cittadinanza. È chiaro che poi per senso di responsabilità abbiamo abbassato i toni durante la pandemia, perché sicuramente c'è gente che fa fatica ed è giusto quindi anche... Quindi l'iniziativa di chi sta raccogliendo, pensando di fare un referendum contro il reddito di cittadinanza? Io francamente vedo un sacco di imprenditori che mi dicono che non riescono a trovare lavoratori perché molti preferiscono il reddito di cittadinanza e magari un lavoretto in nero. Credo che così non si fa l'interesse dell'Italia. E quindi perché non lo trasformiamo in un reddito di natalità? Almeno diamolo alle giovani coppie, diamolo alle famiglie che scommettono sul mettere al mondo dei figli. Basterebbe togliere il lavoro a chi, togliere il reddito di cittadinanza a chi rifiuta il lavoro. Ecco, cioè, c'è l'assegno unico, ma è ancora un aiuto non sufficiente. Noi dobbiamo invertire la denatalità, dobbiamo invertire questo dato. È spaventoso, sì, sì. E quindi, secondo me, su questo c'è da fare una riflessione ampia. In questi tempi ci vuole tanto coraggio. Però, scusa, perché lì il tema è anche, adesso entriamo in un'altra conferenza, poi il ministro l'abbiamo già, come si dice, tenuto qua in ostaggio a lungo, ma il reddito di cittadinanza, tu dici, lo togliamo a chi rifiuta il lavoro. Forse la cosa ancora più sottile che accennava il ministro, che si vede, è che molti manco lo cercano più il lavoro perché conviene, certo, stare. Io ho visto casi a Milano incredibili di babysitter che dicono, davanti all'offerta di lavoro arrivata senza cercarla, no, ma preferisco la NASPI, preferisco il reddito di cittadinanza. O il lavoro in nero, perché così mantengono il reddito. Certo, purtroppo sono situazioni molto diffuse. Va bene, io ringrazio il ministro che va a votare la fiducia. Grazie a voi. E ringrazio il direttore del Tirreno Stefano Tamburini. Proseguiamo poi il 5, il 6, il 7, abbiamo altri incontri, avremo Mara Venier, avremo il direttore del giornale Minzolini e poi avremo il direttore di Libero Alessandro Sallusti con Luca Palamara e il suo libro Il sistema sulla magistratura. Questo questa settimana. Grazie a tutti, grazie. Grazie.